Buongiorno ragazze, allora oggi faremo questi dindilini di Natale che sono veramente di una semplicità vergognosa, guardate, veramente, però sono carini perché li possiamo attaccare all'albero, li possiamo fare come regalini per gli occhi, insomma sono so simpatici, sono deliziosi, piccoli piccoli, piccolini. Va bene, bando alle ciance, ecco, come vedete io ieri sera davanti al televisore ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nel giro di 10 minuti, quindi fantastico. Allora, cosa ci occorre? Ci occorre un cerchietto di metallo. Io ho usato questo qui dei portachiavi, li ho trovati leggermente più grandini e per me vanno bene come misura. Ovviamente più è largo il cerchio, più grande vi viene il dindilino. Allora va bene, togliamo la catenella che non ci serve. Ok, abbiamo bisogno del cotone e dell'uncinetto. Una campanellina, se vogliamo, centrale. Io ne ho trovati due tipi, uno così che mi piace tanto e il solito. Sonnellino, sonaglietto, va bene? Ok, basta, non ci serve altro. Allora, con il cotone numero, io lavoro con il numero 5, ovviamente voi fate sempre come vi pare, lavorate con tutto quello che volete, pure qua la lana, però insomma col cotone sono più carucci. Allora, con il cotone prendiamo la campanella, facciamo passare l'uncinetto nel buco, o comunque facciamo passare il filo nella campanella in questo modo, così, bene, perfetto. Fatto questo, prendiamo l'uncinetto e facciamo una catenella un po' morbida, ok, un po' morbidina, che possa din din din, così. Ok, a questo punto facciamo un'altra catenella. Allora, la prima catenella io ho preso tutti e due i fili in modo che si fermino in qualche modo. Con la seconda catenella ne prendo solo il filo del gomitolo, quindi due catenelle. Allora, togliamo l'uncinetto dal campanellino, prendiamo il cerchietto e lo facciamo passare nella campanella, così. Rimettiamo l'uncinetto nell'anello, quindi praticamente il filo deve passare sotto all'anellino. Va bene? Allora a questo punto facciamo ovviamente la prima catenella di bloccaggio e andiamo a lavorare tutto intorno al cerchietto a maglia bassa. Va bene? Maglie saranno un pochino più antipatiche, ma già la terza lavoriamo tranquillamente. Tenete la campanellina con la mano e andiamo a riempire tutto, tutto, tutto il cerchietto con la maglia bassa. Allora, mano a mano che lavorate, spingete il lavoro. Non deve essere proprio azzeppato, azzeppato così, basta lasciarlo morbido, l'importante è che non si vede il cerchio di metallo, va bene? Quindi noi ci procediamo a riempire tutto il cerchietto di metallo con le maglie basse. Allora inseriamo l'uncinetto, tiriamo fuori il filo e chiudiamo così. Molto tranquillamente, è di un rilassante vergognoso. Ok? Quando ci ritroviamo ad avere lo scalino del portachiavi, non facciamo altro che fare così. Lo copriamo con la parte già fatta e continuiamo a lavorare a maglia bassa. Va bene? Procediamo.
come ripeto, per tutto il cerchietto, lo aggiustiamo mano a mano, ripeto, non deve essere proprio fitto fitto. Quindi si va avanti tranquillamente fino alla fine. Arrivati alla fine del lavoro, facciamo una maglia bassissima nella prima maglia bassa utile, va bene? Ecco qua. A questo punto facciamo una catenella e facciamo nuovamente un giro di maglie basse. Quindi, scusate, ecco qua, una catenella e un giro di maglie basse. Quindi lavoriamo una maglia bassa nella maglia bassa sottostante, va bene? E andiamo avanti. Oh, bene, fatta l'ultima maglia bassa, facciamo sempre un punto bassissimo per chiudere l'anello. Ok, allora a questo punto dobbiamo fare la parte finale e poi è finito, è tutto qua. Allora, che cosa dobbiamo fare? Saltiamo le prime due maglie, quindi la prima e la seconda, e andiamo a lavorare nella terza maglia bassa facendo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, un picot, quindi 2 catenelle e rientriamo con l'uncinetto alla base delle due maglie prendendo questi due anellini, vedete? Così carichiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. A questo punto facciamo di nuovo 3 maglie alte sempre nello stesso punto, quindi rientriamo sempre qua, 1, 2 e 3, perfetto. Saltiamo 3 maglie di base. Allora, la prima maglia di base di solito viene nascosta dall'ultima maglia alta, quindi non è questa, ma è questa qui. Ok? Vedete, 1 e 2, qui ci abbiamo lavorato e qui no. Quindi 1, 2, 3, dobbiamo lavorare qua dentro. Quindi riprendiamo l'uncinetto e andiamo a fare le solite 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Un punto picot, quindi 2 catenelle, rientrare con l'uncinetto prendendo questi due anellini che sono la base della maglia alta, caricare il filo e chiudere con un punto bassissimo, va bene? Rifare di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Saltiamo le solite 3 maglie di base, quindi la prima è questa, 1, 2, 3, e lavoriamo nella quarta, qua. Quindi facciamo di nuovo 1, 2, 3 maglie alte, il punto picot e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, vedete? Ma di una semplicità vergognosa proprio. Allora, dato che devo fare durare comunque il video almeno 10 minuti, vi faccio compagnia, quindi 3 maglie e passiamo qua, ecco qui. Quindi facciamo insieme tutto il dindilino di Natale. Mentre lavoriamo vi ricordo di gentilmente di iscrivervi al canale nel caso in cui siete di passaggio, sempre per favore ovviamente, di condividere il video sempre per favore se vi va e di lasciare un messaggio
Perché i messaggi aiutano i video ad essere indicizzati, 1, 2 e 3. E quindi mi farebbe comodo che voi lasciaste un messaggio, ovviamente un like, qualsiasi cosa. Ecco qua, noi stiamo continuando a finire il dindilino, sempre con la appunto bassissimo. Altre 3 maglie alte. Cioè, veramente chi cercava una cosettina veloce veloce per Natale, eccola qua. Più veloce di così si muore. Allora, ovviamente la dimensione del dindilino dipende dalla dimensione del cerchietto. Quindi più il cerchietto è grande, più viene grande il dindilino. Ok? Però voglio dire, piccoli sono tanto deliziosi. Poi guardate, allora, questo d'argento è d'amore. Ah, una cosa vi volevo dire, vedete questo che sembra più rigido? È più rigido perché questo è l'unico che è stato inamidato rispetto agli altri. Però io non l'ho inamidato con la colla, questo ci ho spruzzato una lacca dei capelli che io ho preso alla Lidl. Che è quella fortissima, c'è scritto proprio lacca per capelli extra strong. E devo dire che sinceramente non mi viene il termine, vabbè, come indurimento non è male, nel senso che magari non è proprio idonea per fare l'indurimento tipo delle campanelle che devono essere un pochettino più rigide, ma questi qui sono veramente è utile. Ovviamente dovrete spruzzare tutta la lacca, non sul campanello perché se non suona più, spruzzate tutta la lacca per bene, poi su un pannello di polistirolo puntate tutte quante le spilline, ok? Lo puntate tutto con le spille in modo che tirate bene queste puntine, continuate a spruzzare la lacca, quando è asciutto da un lato lo girate. E fate la stessa procedura e viene un indurimento non malvagio per queste cose, va bene? Io sono arrivata all'ultima punta, insomma, quindi mi vado a inserire proprio alla base dell'inizio del lavoro e faccio un punto bassissimo. Ok, poi controllo se il mio uncinetto è andato a finire proprio perpendicolare alla campanella, in modo che stando bello dritto, e vado a fare una serie di catenelle, quante ritengo che mi servano, per attaccare il dindilino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 catenelle io faccio. Ovviamente fate la prova, se ritenete che sia corretto, bene, altrimenti lo allungate, lo stringete e quant'altro. Bene. A questo punto, scusate, tagliamo il filo. Chiudiamo il lavoro, prendiamo un aghetto e andiamo a fissare questo filo. Ok? Quindi lo andiamo a fissare alla base. Lo potete anche fissare con un punto bassissimo, a me piace di più così, nel senso io lo preferisco fare con l'ago. Che è uguale, non è che cambia, è che ognuno è abituato a lavorare, insomma, come preferisce. Bene, fissato bene bene il filo, quindi gli diamo qualche puntino, ovviamente facciamo sparire un po' di filo all'interno dei 2-3 maglie. Tagliamo questo filo.
adesso andiamo a fissare questo qui di base, che sinceramente io perché mi sono sbagliata, però potete portarlo mentre lavorate all'interno e quello va a sparire, vabbè, comunque io uguale mi sono dimenticata di fare sta cosa, ma va bene lo stesso. Quindi mi prendo l'ago, il filo, passo dentro un po' di maglie basse, tiro, ecco qua, e vado a far sparire il filo all'interno del lavoro. Ecco qua il dindilino di Natale, questo qua, eccolo qua, proprio veramente, non lo so, una cosa più semplice non l'ho trovata, ragazze, mi dovete credere, però è delizioso, così lo potete usare come chiudipacco, come addobbino, veramente sono carini, tanti, fatene tanti e addobbateci l'albero. Alla prossima!